Sono passati tanti mesi dall'ultimo video pubblicato qui sul canale YouTube e alcuni di voi, sia qua sotto nei commenti che appunto anche sugli altri social, mi scrivevate: William, ma dove sei finito? Perché non parliamo più di fragranze di nicchia, anzi fragranze di lusso? Quindi mi mancava davvero tanto dirlo qua su YouTube. Bella raga, aggiornamento della situa, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto nei commenti dei video precedenti, nei DM di Instagram, sotto i video di TikTok: William, dove sei finito? Torna a raccontarci il lusso inglese, il lusso dei brand che ci porti su questo fantastico canale. E quindi, dopo una lunga attesa, che magari vi racconterò il motivo in un altro video, oggi parliamo di un brand a me molto caro. Eh sì, perché quando si torna, diciamo, dopo una lunga pausa, bisogna farlo, non so, con un brand che ci fa battere il cuore, il brand Roja Parfum. Per chi non mi conoscesse, ragazzi, io sono William, vivo in Inghilterra e su questo canale YouTube amo raccontare le fragranze di nicchia, le fragranze di lusso che più mi fanno battere il cuore. E Roja Parfum è ovviamente un brand a me molto caro. Ne abbiamo parlato tantissimo qua su YouTube, c'è una playlist dedicata con un sacco di contenuti succosissimi, ma non perdiamo altro tempo. Questo è un video che, ragazzi, mi avete chiesto in tantissimi, ovvero Roja Isola Sol e Isola Blu, le due, diciamo, release estive che hanno veramente suscitato tanto interesse in tanti di voi. Allora, abbiamo già parlato, e tanti di voi conoscono ovviamente, la qui presente Isola Blu nella sua magnifica presentazione. E qui trovate appunto il travel size di Isola Sol, l'ultima release, se vogliamo dire, magari di questa collezione Isola, ok? Non sappiamo se sarà così, se uscirà una terza, chissà, chi può dirlo. Ma in questo video voglio rispondere un po' alla domanda che alcuni di voi mi hanno fatto, ovvero: William, ma vale la pena comprare Isola Sol? Com'è questo profumo? Ci sono differenze, diciamo, dall'Isola Blu, al quale siamo abituati? Quindi ci prendiamo un attimo in questo video, ok ragazzi? Tanto di voi magari saranno al mare, altri appena tornati dal mare, insomma, prendetevi una birra, una bibita, qualsiasi cosa, rilassatevi e venite con me in questo viaggio olfattivo. Andiamo magari ad applicare queste due fragranze, ok? Qua abbiamo le nostre due solite moillette, perché non voglio andare a memoria. Questo canale, e soprattutto questo video, come ben sapete tanti di voi, non va, diciamo, a elencare tutte le note o tutte le cose che potete trovare online. Anzi, il sito Roja Parfum è fatto anche benissimo, quindi vi invito di andarlo appunto a visitare. Andiamo a applicare queste due meravigliose creazioni. Vogliamo partire magari dall'ultima, ragazzi, perché diciamoci la verità, Isola Sol già lo conosciamo. Molti di voi magari mi diranno: William, ma nel tuo canale YouTube, o comunque nei tuoi video in generale, seguitemi su Instagram se già non lo fate, ci porti sempre i full size. Come mai con Isola Sol ci porti questo, diciamo, 10 ml travel size? Perché ragazzi, come potete capire, insomma, non l'ho aggiunto proprio in collezione, mi è stato regalato con un acquisto e non penso che lo farò. Quindi questo magari andrà a rispondere già un po' alle domande che vorreste farmi riguardante questa fragranza. Ma andiamola ad applicare. L'ho, diciamo, testata molto volentieri questa fragranza. Questo è il secondo da 10 ml, ok, ne avevo due. Questa, ragazzi, è una fragranza meravigliosa, ok? Una fragranza che ci vuol portare, anche il colore, ci aiuta a capire questa cosa, ci vuol portare un po' sulla spiaggia, ok? Siamo al tramonto, dopo una giornata di sole. Ci sono queste note salate. Io non vado matto, come sapete, di fragranze acquatiche, salate, marine, niente di tutto ciò. Però qui è veramente molto ben bilanciato. Quindi abbiamo questa nota salata, acqua salata, ok? Niente in riferimento magari alla classica nota di calone che troviamo in tante fragranze, niente di tutto ciò. È solo appunto una nota salata leggermente acquatica, ok? E poi troviamo, diciamo, questi fiori bianchi, forse un touch di tuberosa, veramente una spolverata, ylang ylang, fiori bianchi, veramente una fragranza molto molto bella. Va a ricordare, almeno per me, diciamo, quella pelle scaldata al sole, magari appunto dopo una giornata passata in spiaggia, e appunto ci mettiamo lì sulla battigia ad ammirare il tramonto, ok? Forse ci va a ricordare un po' quel sentore di crema solare. Attenzione, non voglio dire che qua c'è questa nota o questa sensazione, però
è un mix, ok? Non quando vi applicate la crema solare, attenzione, ma quando ve la applicate, magari, non so, dopo pranzo, per dire, o riapplicate, per meglio dire, vi fate un bel bagno, ok? E poi per, diciamo, un bel po' di ore non ve l'applicate più, quindi possiamo dire che non l'avete più sulla vostra pelle, però c'è quel leggero sentore, ok? Che poi con l'acqua salata, questi fiori bianchi, va a creare veramente una fragranza estremamente piacevole da indossare. Ora, voglio anche rispondere un po' alla domanda che magari alcuni di voi mi fanno. William, quale acquisto? Isola Blu o Isola Sol? Allora, mettiamo Isola Sol qui a riposare un istante nel mentre andiamo ad applicare Isola Blu, ragazzi. Ci tengo a dirlo magari per i più appassionati del brand Roger Parfum, che questa è semplicemente un rebranding di una fragranza già esistente che per motivi storici che purtroppo stiamo vivendo nel mondo diciamo non poteva più esistere con quel nome, e stiamo parlando di Oligarch che al momento si chiama appunto Isola Blu. Andiamola ad applicare. Questo, ragazzi, non voglio dire che è finito, siamo sotto la metà, insomma me lo sono goduto diciamo in allegria, ecco, in leggerezza, se vogliamo dire così, perché le fragranze, ragazzi, vanno usate, ok? Bisogna godersele. Questa, ragazzi, è tutt'altra fragranza, ok? Ne abbiamo parlato, diciamo, in allegria, ne abbiamo parlato tanto qua su questo canale. È una fragranza che io l'ho sempre descritta come una saponetta di un hotel 5 stelle lusso, con all'interno, una volta che la spaccate, dei fiori disidratati e messa sotto l'acqua bollente, tutto, diciamo, dà vita a questo fantastico odore. Ci sono delle note anche fruttate, molto molto belle. Però diciamo che se dobbiamo proprio diciamo metterle in comparazione, Isola Blu, e lo so che sono un pochino severo, è proprio un Roja, ragazzi, cioè ha proprio quella firma olfattiva che è meravigliosa, ok? Quindi anche in un blind test riconoscerete che questo è un profumo del brand Roja Parfum. Mentre Isola Isola Sol, non lo so. Se me lo mettessero in un altro contenitore, in un altro flacone, come vogliamo chiamarlo, diciamo, sarebbe difficile per me capire che è proprio Roja, gli manca quella firma olfattiva. Forse anche per questo che non l'ho aggiunta in collezione in full size, non ne sentivo la necessità, pur essendo una fragranza, ragazzi, dalle materie prime eccezionali, almeno a mio naso. Non sono né un chimico né un fisico, ci tengo a dirlo assolutamente, però sento che a livello proprio olfattivo tutto è estremamente bilanciato, tutto è estremamente morbido, soffice, con questa nota salata, questi ylang ylang, questo forse taccio di tuberosa, questi fiori bianchi, insomma una fragranza estremamente delicata, una fragranza Isola Sol che secondo me potrebbe essere indossata tranquillamente, ok? Anche, non so, a un matrimonio, a un battesimo, a una comunione, sicuramente una fragranza molto molto bella, una fragranza che a me piacerebbe appunto indossare la sera, una volta tornati magari dalla spiaggia, dalla piscina, ovunque voi siate, per andare poi a cena. Veramente si sposerebbe da Dio sulla vostra pelle calda dopo tutta una giornata. Molto molto bella. E Isola Blu però, ragazzi, per me è qualcosa, è proprio un altro passo di raffinatezza. Ecco, forse non è neanche di raffinatezza, parlandone con voi, poi arriviamo insieme, ok? Non sono qua a leggere il copione, parlandone con voi, anche nella mia mente arrivano ulteriori pensieri, ma penso che Isola Blu sia un pochino più unico, sia un pochino più di nicchia, mentre Isola Sol, pur essendo un profumo meraviglioso, raffinato alla Roja, però gli manca un po' quella firma olfattiva, penso che magari sia una fragranza un pochino più entry level per chi non è magari diciamo esperto, o magari insomma non ha iniziato il suo percorso olfattivo all'interno del brand Roja Parfum e cerca una fragranza sicuramente raffinata, sicuramente ricercata, sicuramente di qualità, però diciamo un pochino più stappa e spruzza, che non deve essere visto in modo negativo. Attenzione, non sto minimamente dicendo che questa è una fragranza designer, attenzione, non mettetemi in bocca cose che non ho detto, soprattutto nei commenti. Questa è una fragranza che è, diciamo,
una fragranza entry level, ok? Una fragranza entry level non solo per coloro che magari si stanno avvicinando al brand Rocio Parfum, ma diciamo una bella fragranza entry level per quanto riguarda le fragranze di nicchia, le fragranze della profumeria artistica, ok? Della profumeria selettiva. Lo so che questo termine oggigiorno sta un po', diciamo, perdendo, ok? Il suo significato, però, per quelli che veramente capiscono cosa voglio intendere, mi hanno, ok, colto lì nel segno. Una fragranza molto molto bella che sicuramente io consiglio di provare, ragazzi. Io non dico che Isola Blu è in assoluto la fragranza migliore fra le due, dovete comprare Isola Blu, io non vi dirò mai cosa dovete comprare, io quello che vi dirò, anzi vi consiglierò sempre nel rispettare la vostra libertà, è quella di andare in profumeria e applicarle entrambi su Moglietto o ancora meglio su Belle. Queste sono due fragranze che sono veramente interessanti, devo dire la verità. Allora, Isola Blu, ragazzi, ha delle prestazioni per essere comunque nelle categorie delle fragranze agrumate, fresche, fruttate, estive, se vogliamo dire così, e soprattutto nel mondo Rocio Parfum, con delle prestazioni molto molto importanti, molto molto belle. Mentre Isola Sol, magari a livello di prestazioni, rimangono un pochino più moderate. Ecco, quindi per tutti coloro che sono un pochino più inclini ad acquistare fragranze che hanno una buona e lunga longevità e comunque anche proiezione, sicuramente, ve lo dico qua e non ve lo nego, Isola Blu batte Isola Sol. Isola Sol rimane un pochino più, diciamo, intimo e prestazioni e durata un pochino più moderata. Ma ambedue rimangono due grandi capolavori. In questo video non volevo proprio fare una comparazione matematica fra le due fragranze, anche perché io penso che una non debba escludere l'altra. E questo mi piace perché alcuni di voi magari erano in dubbio e appunto mi avevano chiesto nei DM di Instagram o sotto alcuni miei commenti di tutti i video Rocia se Isola Sol, diciamo, ne valesse la pena e soprattutto non ne valesse la pena, diciamo, giusto riferimento a questa fragranza, ma se le differenze tra Isola Blu e Isola Sol giustificassero eventualmente l'acquisto anche di quest'ultima fragranza, di quest'ultima release, appunto Isola Sol. E io qua vi posso veramente rassicurare che queste due fragranze vivono, diciamo, non voglio dire in due mondi diversi, perché comunque fanno parte di una stessa collezione, però non ci sono, almeno a mio naso, delle importanti somiglianze. Quindi non è un flanker, questo ci tengo a dirlo. Magari, ecco, questa domanda era uscita soprattutto con Elysium, ok? Abbiamo l'Elysium Parfum Cologne, l'Elysium Parfum, abbiamo la terza versione, insomma c'è un bel discorso su Elysium e lì ovviamente il discorso flanker e il discorso differenze va assolutamente fatto. Anzi, vi lascio il video qua, ragazzi, per tutti magari quelli che vogliono andarselo a guardare, perché merita molto. Ma in questo specifico caso Isola Sol non è un flanker di Isola Blu e quindi spero di avervi rassicurato a riguardo. Entrambi vanno provati, però se mi chiedete, William, ne puoi tenere solo uno in collezione? Ragazzi, la mia scelta sarà senza ombra di dubbio Isola Blu, una fragranza che veramente a me ha rapito il mio cuore, mi piace tantissimo indossarlo, mi fa sentire bene, soprattutto ragazzi con una camicia bianca, ma anche vestiti un pochino più informali, diciamo come adesso, no? Con una giacca senza cravatta magari perché si muore di caldo, però anche con, diciamo, un outfit leggermente più formale, Isola Blu ti accompagna benissimo. Quindi io direi che mi tengo in collezione Isola Blu, che già c'è, finirò questo secondo 10 ml perché il primo è già andato via qua su questo canale, diciamo voglio testare bene le fragranze per voi. Sono felice veramente di essere tornato a fare diciamo questo ulteriore video, tanti di voi mi scrivevano, io purtroppo per impegni lavorativi nel mondo, diciamo, delle fragranze, ragazzi, per i più curiosi vi lascio magari il link qua nell'info box, così capirete di cosa mi occupo. Però ci tenevo veramente a fare questo video perché me l'avete chiesto in tanti e volevo tornare con un video a me facile da fare, nel senso che io ho un grande amore per il brand Rocio Parfum, lo sapete. Quindi ragazzi, se proprio devo dargli due voti, ok, io a Isola Blu gli do un 8,5-9 e magari a Isola Sol ci do un bel 7, massimo 7 più. Quindi ambedue sono due fragranze promosse per l'estate, ragazzi, anche per le giornate più calde, però Isola Blu rimane nel mio cuore. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato queste due fragranze, ci tengo tantissimo, iscrivetevi ovviamente al canale, significa molto, seguitemi anche su tutti gli altri social, trovate il link qua nell'info box e noi ci vediamo a un prossimo lussuosissimo video. Ciao ragazzi!